Ho avuto a che fare con il senatore Rossicini diverse volte, inviato a discutere con lui da Jacques-Alain Miller. E l'idea di Adriano Rossicini era di essere il più fedele a Freud. Ed è vero che Freud tendenzialmente faceva comprendere che il futuro della psicanalisi non era nella medicina ma nella psicologia. Però facevo notare al senatore Rossicini che in realtà non era nemmeno nella psicologia. La psicanalisi è al di là sia della psichiatria sia della psicologia. È di qualche altro ordine e per Freud è molto chiaro. Si diventa psicanalisti a partire dalla propria analisi. E quindi il fatto di avere un titolo o un altro titolo, certo, gli stati possono intervenire perché gli stati sono sovrani lì dove sono sovrani, ma non influisce sul problema di fondo per Freud, per Lacan e per gli analisti in quanto tale. Allora, effettivamente per Lacan il problema era la formazione degli analisti. Ed è questo che, tra l'altro, dicevo anche quando si parlava dei seminari, c'è questo interrogativo di sottofondo dei seminari che non appare generalmente, che come si diventa psicanalisti? E Lacan non ha la risposta immediata, c'ha dei punti fermi che sono dei punti freudiani. Il punto fermo è che bisogna fare un'analisi. Sappiamo anche com'è che l'ha letta poi Freud, e cioè che questa analisi in un certo qual modo si riassorbe in parte e che conviene a un analista ogni 5 anni di rifare un po' di analisi. L'idea di Lacan, e che l'ha messo in contrasto con, diciamo, la formazione post-freudiana, era di non occuparsi troppo della procedura, ma di occuparsi della logica, cioè che cos'è che ci permette di dire in fil di logica, questa è un'analisi? E questa è un'analisi finita. È chiaro che, diciamo, occuparsi della quantità di sedute, della lunghezza delle sedute, eccetera, eccetera, va sul versante procedurale. Non dico che non sia importante, è secondario. C'è un qualcosa dell'ordine di che cos'è che ci permette di dire questa è un'analisi. Che cosa ci permette di dire questa è un'analisi didattica? Che cosa ci permette di dire questa è un'analisi finita? Questi sono i problemi che interessavano Lacan. È vero, Lacan non ci è arrivato subito. Direi anche che, per esempio, se si va a vedere com'è che Lacan considerava la fine dell'analisi, ci sono tante modalità che Lacan considera fine di analisi. Nel corso del suo insegnamento, per esempio, ce n'è una che personalmente la trovo molto carina, molto bella, molto operativa anche, che non tocca però quello che viene chiamata l'analisi didattica. E sarebbe questo. Una coincidenza tra il desiderio inconscio e il volere cosciente. Quando uno vuole e desidera, la stessa cosa. Cioè quando un soggetto vuole una cosa e il suo inconscio non si ribella portandogli un sintomo dopo l'altro. Perché generalmente capita questo. Io voglio A, ebbene l'inconscio si ribella e gli spedisce sul muso il sintomo B, che è esattamente il contrario di quello che voleva con A. Direi che la maggior parte di analisi cominciano in questo modo, che è dell'ordine
Amo terribilmente mia moglie, però non posso fare a meno della mia amante. Come faccio? Questo è uno delle... Amo a destra e desidero a sinistra. Divisioni soggettive. Sono le divisioni soggettive che portano le persone dall'analista. Ebbene, una fine di analisi, almeno terapeutica, è quella in cui uno vuole quello che desidera e desidera quello che vuole. Questo riguarda la formazione degli analisti? Non è sufficiente. Però, e lì Lacan fa una differenza con i post-freudiani, che ogni analisi è ipoteticamente didattica. Cioè non è che c'è un'analisi che è terapeutica e un'analisi, poi cominciamo un'analisi didattica. No, ogni analisi di per sé va verso la didattica. Quindi non c'è analisi didattica. Quando si dice nei lacaniani non c'è analisi didattica, si può dire c'è solo analisi didattica. Perché l'analisi, se è analisi, tende verso questo punto non di fare l'analista, ma di essere in una posizione soggettiva diversa da prima. Qui è da precisare, perché quando Lacan dice che la fine dell'analisi coincide con l'essere analista, Lacan dice che le persone a un certo momento si installino come analista, ebbene, lo possiamo pensare come una grande nuvola che copre quell'aspetto lì. E come mai che uno che ha finito l'analisi poi gli viene in mente di fare l'analista? Al limite Lacan considera che è una cosa completamente strana. Uno che ha finito l'analisi, che sta bene, che stia tranquillo. Perché si deve mettere a occuparsi, in un modo quasi un po' masochista, fa capire Lacan, di occuparsi del lavoro degli altri, della sofferenza degli altri? Bene, questo è un problema... È un problema complicato. Allora, quindi Lacan distingue da una parte una fine di analisi in cui la persona si ritrova bene con se stessa, chiamiamola così, semplifichiamo le cose, una certa soddisfazione con se stesso, come lui dice alla fine di uno dei suoi testi e degli altri scritti. E dall'altra parte, che cos'è che ti autorizza a te di mettersi in posizione di analista? Molte volte, direi la maggior parte delle volte, le persone si installano come analisti semplicemente rispondendo col loro proprio fantasma. Ora è proprio quel fantasma lì che deve saltare per aria. Quindi, per esempio, questo capita in tanti giovani analisti che avevano cominciato a fare l'analista per far del bene e quando si rendono conto che quello è un fantasma e salta per aria e non sanno più, direi, a quale santo aggrapparsi. C'è un momento di grande crisi. Questa grande crisi è necessaria perché l'analista, perché qualcuno per poter arrivare a posizionarsi come analista deve passare questa specie di deserto. E questo, al di là di questo deserto, Lacan considerava in questo modo che arriva a capire chi egli è, e cioè sul versante del significante, quei poveri significanti che lo sostengono, e dall'altro che cosa è, quella povera cosa che lui è, per riprendere Socrate, quel uden on, io sono niente. Lacan, per cercare di mettere in logica tutto questo, ha instaurato quello che viene chiamato la PAS. La PAS cerca alle persone che desiderano farla di tirar fuori quali sono questi elementi logici uno per uno che gli ha permesso di arrivare a questo punto, chiamiamolo finale, del proprio percorso analitico. Voilà, questa è una differenza fondamentale della formazione. Allora, Lacan ha scritto dei testi importanti per la formazione degli analisti.
C'è la proposta di ottobre, che si trova negli altri scritti, dove instaura la pace. C'è un testo assolutamente essenziale, che è una lettera che lui scrisse a tre italiani, facendo sapere che questi tre italiani non hanno seguito l'indicazione che lui aveva dato. Questa lettera agli italiani, conosciuta ora come nota italiana, che si trova in altri scritti, di una difficoltà terribile, devo dire. Ci ho messo un sacco di tempo a tradurla e l'ho tradotta più volte, però lì Lacan arriva a centellinare la posizione dell'analista. Che cosa permette a un analista di essere qualcosa che permette a qualcuno di potersi essere in quel posto lì. Per cui, per esempio, Lacan non parlerà di essere analista, ma un divenire analista.